Continuano gli incontri con la scuola per parlare di legalità a 360 gradi. Sì, come Polizia di Stato riteniamo assolutamente necessario parlare con i ragazzi di diverse fasce di età per far capire loro quali sono i nostri compiti e quali sono i nostri obiettivi istituzionali. Si parla di bullismo, cyberbullismo, ma anche sicurezza sulla strada. Sì, un argomento che interessa particolarmente le scuole, appunto quello del bullismo e cyberbullismo, dal momento che spesso gli episodi si verificano all'interno delle scuole, sia dalle scuole medie che dai licei. E siamo qui per parlare di un'app importante, l'app YouPol, che permette di segnalare gli episodi di bullismo che si verificano all'interno delle scuole. È fondamentale partire dalle loro esperienze, anche spiacevoli, per farli riflettere e far imparare loro il fatto che ci possono essere forme di risoluzione non violenta anche dei conflitti, delle modalità di stare insieme, ma possiamo pensare diversamente, ma non c'è motivo poi di giungere a episodi appunto di quelli di prevaricazione, di bullismo, che invece nelle scuole non devono trovare assolutamente cittadinanza. L'intervento oggi della Polizia di Stato nelle persone del dottor Minardi e del dottor Montana ci dà appunto l'opportunità di far riflettere questi ragazzi e di farli interagire in maniera positiva e non più soltanto attraverso gesti e modalità che non sono consoni all'ambiente scolastico. Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili. Per questo l'Istituto, da lui diretto, ha sempre promosso e sostenuto iniziative che possono rendere gli studenti e le studentesse protagonisti e capaci di esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza.